non lascio, ma raddoppio. Vorrei che questo fosse chiaro, nel senso che io continuerò a fare il mio lavoro di parlamentare dell'opposizione, continuerò a fare esattamente quello che stavo facendo, né più né meno, ma ci metto sopra un carico da 90 che è quello di un'esperienza per me culturalmente, educativamente, politicamente affascinante, come quella di tentare di fare una operazione che, a mio giudizio, serve al paese. Credo di poter dire che il riformista ambisce ad essere eletto come primo giornale da un pezzo di mondo dell'attuale maggioranza. Penso al mondo dei moderati, penso al mondo di un centrodestra riformista che c'è, che forse fa fatica ad imporsi nelle dinamiche interne alla coalizione di governo e che parla a un mondo dell'area del Partito Democratico, soprattutto, che magari non si riconosce appieno nelle posizioni della Schlein. È innanzitutto un'esperienza culturale, educativa e politica con la P maiuscola.